Venerdì 30 agosto si terrà il convegno annuale di Federcaccia alla cooperativa Triponti. Quali saranno i temi che verranno trattati e chi saranno gli ospiti? Sono tutti ospiti, quest'anno una presenza importante. Ci sarà il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ci saranno gli assessori, l'assessore alla caccia Antonini, l'assessore Stefano Guzzi e l'assessore Francesco Baldelli, oltre ai deputati Mirko Carloni e anche al deputato Antonio Baldelli. Ci sarà anche la presenza del presidente nazionale di Federcaccia Massimo Bucconi, quindi ospiti molto importanti che relazioneremo sulle attività a livello regionale, calendario venatorio, si ritorna ad un calendario il migliore d'Italia con preaperture che nessuno ha in Italia e anche chiusure al 31 di gennaio. Ve l'ha illustrata anche la legge regionale nuova, le modifiche alla legge regionale, e il presidente nazionale Massimo Bucconi illustrerà le tematiche nazionali, fra cui le modifiche alla 157 approvate nel decreto agricoltura, le modifiche che sono in commissione ambiente della Camera e anche tutte le problematiche inerenti ai danni in agricoltura e alla peste suina africana, che è molto impattante per il mondo agricolo e anche per il mondo della zootecnia, ma soprattutto anche per il mondo venatorio, che si chiede uno sforzo al mondo dei cacciatori. Quindi un ritrovo importante, un invito importante ad essere presenti ai cacciatori marchigiani, di vivere una serata in tranquillità, in allegria, anche per avere informazioni, notizie. Siete tutti invitati a partecipare alle 19:30 alla cooperativa Triponti, il 30 di agosto. Iniziamo con la cena offerta dalla Federcaccia e dalla cooperativa Triponti, poi alle 20:45 iniziamo con un dibattito. Una bella serata per stare tutti assieme. Venite cacciatori alla cooperativa Triponti, a fare.